Sì, grazie Presidente. Il Centro Democratico plaude al disegno di legge che stiamo andando a votare e riteniamo che sia un passaggio importante. Quando si investe in cultura, quando si investe sull'uomo, è quello che è sulla persona. Abbiamo necessità di investire sulla persona nel nostro Paese, sia per la formazione stessa della persona, sia per il nostro PIL. La cultura, i beni che l'Italia può esporre al mondo sono sicuramente una grande risorsa di questo Paese. C'è solo il nostro voto che sarà sicuramente favorevole, però non è un voto senza se e senza ma. Vede, Presidente, io ho ascoltato alcune sottolineature di gruppi politici che rimarcavano che in questo bicameralismo, cosiddetto perfetto ma fondamentalmente imperfetto, arrivano dei disegni di legge, dei decreti che non possono essere trasformati dalla Camera perché dovrebbero tornare al Senato. Bene, a volte è comprensibile, a volte no, questa affermazione perché ci sono i gruppi che sono rappresentati sia alla Camera che al Senato, potrebbero coordinarsi e potrebbero anche semplificare questo sistema, ma capisco l'osservazione. Diverso è ancora per chi non ha rappresentanza in una delle due Camere, come il nostro gruppo, per cui ha una sola possibilità, quella di poter portare all'attenzione di questa Camera la propria opinione, il proprio punto di vista, ma per indicazioni, per rispetto di maggioranza, si vota, a volte non si nota il voto anche di non condivisione che si esprime da questi banchi e bisogna accettare quello che viene proposto. Nonostante questo, noi voteremo convintamente questo passo avanti che si fa sulla cultura, rimarcando anche però un altro aspetto. La cultura deve investire con le proprie risorse, lo Stato deve investire con le proprie risorse sulla cultura in tutto il Paese. Molto spesso ci sono delle diseguaglianze, i fondi non sempre vengono distribuiti nel modo opportuno. Ricordo che abbiamo iniziato i lavori in quest'Aula con i fondi per Roma Capitale. Facciamo sempre delle eccezioni e tra le eccezioni non ci sono mai quelle regioni o quelle parti del Paese che avrebbero tanto bisogno di essere, come dire, salvaguardate dagli investimenti statali. Ha già rimarcato il mio collega Di Gioia quanto non avviene, per esempio, in Sardegna, dove abbiamo dei beni culturali che sono assolutamente degni di attenzione, soprattutto in una regione che collega cultura, turismo, artigianato, sviluppo e che su quello fonda il proprio PIL. Rimarco e segnalo per l'ennesima volta lo strabismo dei governi che si susseguono nei confronti di alcune regioni che meriterebbero molta più attenzione, non soltanto quando mettono a disposizione dell'Italia, del Paese, le loro aree per migliaia di chilometri quadrati per le basi militari o per rendere un servizio al Paese. Bene, signor Ministro, io credo che a questo si possa porre rimedio. Richiamo anche per esempio il Fondo Unico dello Spettacolo che percentualmente dimentica sistematicamente alcune regioni, forse politicamente deboli, forse non, con voci non autorevoli per richiamare l'attenzione di uno Stato che si sta sempre più allontanando anche dalle periferie, dall'unica isola che oggi fa parte di questo Stato. L'unica isola che richiama civilmente e democraticamente ancora la vostra attenzione, ma che richiama anche lo Stato e il Governo sul fatto che la pazienza ha un limite e siamo agli sgoccioli.